intanto però dobbiamo dire che siamo alla vigilia di un giorno importante, onorevole, vero? C'è una legge, la legge sul sistema terziario di istruzione tecnologica che sta per passare, era attesa da molto, era attesa per un bisogno forte di competenze che parlino al nostro futuro, che ci aiutino a guardare il futuro, alle due grandi transizioni, quella ecologica, quella tecnologica, con fiducia. Sappiamo che il fattore abilitante, la precondizione necessaria di questi grandi obiettivi che il PNRR si dà in modo molto forte è il capitale umano, le persone, le competenze, quello che siamo in grado di fare, di mettere in campo. Per questo gli ITS, sigla che per molti è ancora sconosciuta, ma che riguarda proprio quei percorsi terziari, ossia quei percorsi che si fanno dopo le scuole superiori e che hanno un'ottima riuscita dal punto di vista anche occupazionale, per il rilancio di questi percorsi sarà davvero fondamentale. Ce lo spiegherà bene l'onorevole Soverini. La legge istituisce finalmente in Italia, in tutta Italia, un canale post maturità, per parlare molto semplicemente. Finita la maturità, vuoi andare all'università classica, che ha un percorso accademico con i professori, oppure parallelamente c'è un altro percorso dove tu vai dentro a questo percorso studi con uomini di azienda, professori, fai pratica, fai teoria insieme. Questo è un nuovo canale. In Germania queste cose esistono dal 1970, anche in Francia e anche in tutti gli altri paesi europei, e infatti hanno gli stipendi più alti di noi. Noi non l'abbiamo fatto, sono 50 anni che aspettiamo questa cosa. Per fortuna che Prodi nel 96 ha fatto una legge e ha iniziato a metterci una pezza, come dire, per fortuna che qualcosa abbiamo fatto, ma siamo scarsi, abbiamo 20.000 studenti contro i 900.000 della Germania. Qui c'è dignità, stipendi, c'è una nuova classe di giovani che può dare speranza al paese nella meccanica, nel digitale, nel green, nei lavori sociali. Vediamo sicuramente con estremo piacere questa riforma che finalmente dopo 50 anni colma un gap temporale e soprattutto è introdotto un quadro normativo molto frammentato, che quindi ben venga, e accogliamo con estremo piacere questa riforma. Appunto, già dal nome, il fatto che non sono gli ITS passano da istituti tecnici superiori a istituti tecnologici, già da qua capiamo il cambio di passo, il cambio di paradigma, il passo in avanti verso quello che hanno detto prima chi mi ha preceduto. La formazione tecnica esce finalmente da quell'angolo in cui era stata confinata per troppo tempo, è sempre stata considerata una formazione di serie B, e questo ha portato tutte quelle conseguenze che l'onorevole ci diceva prima. E ho ascoltato con molta attenzione l'intervento in aula che ha fatto l'onorevole. Appunto, come dice lui, l'Italia è purtroppo un paese dove la mobilità sociale è bloccata. È bloccata perché c'è di base un problema culturale che considera appunto le competenze tecniche di serie B. E questa legge ci fa fare quel passo in avanti per scrollarci da dosso quel pregiudizio. A differenza di quello che si crede, gli istituti ITS, a dire che molti non li conoscono, quelli che li conoscono li confondono con gli istituti professionali, con le scuole professionali, ma sfattiamo un mito: gli ITS non sono scuole professionali, le scuole professionali sono una cosa completamente diversa, gli ITS non riguardano giovani che non hanno voglia di studiare, anzi, il contrario, riguardano giovani che capaci, brillanti, che vogliono fare una formazione post scuola superiore, quindi appunto una formazione terziaria di qualità, di eccellenza, che permetta di portare avanti le loro capacità. E grazie a questa legge, che stanzierà anche importanti risorse economiche, daremo la possibilità anche a quei giovani provenienti da famiglie meno abbienti di poter accedere a questi percorsi, perché superando un colloquio motivazionale, un colloquio dove dimostrare le loro capacità, potranno accedere con un contributo irrisorio a questi percorsi e quindi far ripartire quella mobilità sociale che per troppo tempo è rimasta bloccata. Concludo dicendo che noi come CISL stiamo portando avanti un progetto Spazio Lavoro, che a settembre ci vedrà impegnati nelle scuole a parlare con gli studenti, e tra le altre cose, ma non meno importante, porteremo anche avanti il tema degli ITS per far conoscere
agli studenti questo, questa tipologia di formazione terziaria che ad oggi è sconosciuta di più.